programma offerto da Ceramiche Appia Nuova. Vediamo, è una delle ultime nostre realizzazioni. Ci troviamo in una località nei pressi di Tor Vergata. È una delle tipologie classiche che facciamo ultimamente, con rivestimenti in mattoncino di cortina, con balconi in faccia vista in cemento armato, con sovrastante una ringhiera che verrà montata successivamente. Qui verrà collocata una scala che accede sui balconi, in questi ferri così chiamati di attesa, e le tubature che vediamo sotto sono praticamente tutti gli allacci inerenti all'appartamento, come impianti d'aria condizionata, scarichi, adduzione acqua calda, acqua fredda, e impianti elettrici e tutto ciò che serve per l'impiantistica. Questo è uno dei materiali che usiamo per le coibentazioni acustiche, che viene sottoposto sotto i pavimenti. Questa è una scatola per l'impianto di climatizzazione, in quanto predisponiamo tutti gli appartamenti con l'impianto di climatizzazione. Questi sono dei pannelli isolanti, quello a sinistra celeste è un polistirene che viene usato per l'isolamento termico, mentre questa a destra è una fibra di legno che viene usato esclusivamente per isolamento acustico. Ecco, qui vediamo la specifica di come vengono incastrati i pannelli. Stiamo vedendo una macchina intonacatrice, in questo modo viene spruzzato l'intonaco su tutte le pareti interne del fabbricato. E questo è un nodo molto importante di un fabbricato. È una nicchia che viene creata su tutti gli appartamenti, dove viene collocata la caldaia, i contatori, il gas, il contatore acqua e tutte le utenze principali del fabbricato. Benvenuti, nuovo appuntamento con Work in Progress. Anche questa settimana dall'anteprima avete visto l'introduzione al tema che tratteremo in questa puntata. Parleremo di un terreno sul quale andremo a costruire una casa e lo faremo con i nostri ospiti presenti in studio. Con noi l'imprenditore edile Mauro Antonelli, salve. Salve. L'ingegner Sandro Funari, salve. Salve. E il responsabile ufficio imprese ceramiche Appia Nuova, Alessandro Rorato, benvenuto. Salve. Salve. Io direi di partire dalle origini. Si fa un sondaggio dal quale emerge uno studio geologico del terreno. Prima di iniziare una costruzione chiaramente bisogna vedere dove essa viene collocata, dove viene appoggiata. Quindi vanno fatti dei studi sul terreno con delle trivellazioni per vedere la natura del terreno che abbiamo sotto i nostri piedi. Dopodiché sulla scorta e sulle analisi di questo terreno viene fatta una progettazione per quanto concerne la struttura che deve tenere il fabbricato, di conseguenza il tipo di fondazione adatta per sostenere quei pesi di quel fabbricato e per poi procedere con tutto il resto del fabbricato. Ma è uno degli esami fondamentali, in quanto è basata la tenuta dell'intero fabbricato sul sondaggio e sul tipo di terreno che abbiamo sotto i nostri piedi. Ecco, ci sono degli ingegneri specializzati, i cosiddetti calcolatori, che calcolano queste strutture sul coefficiente che ci ha dato questo terreno e quindi da lì parte poi tutta la progettazione e il dimensionamento della struttura. In questo caso com'è andata? Beh, in questo caso conoscevamo già la zona, quindi abbiamo trovato un materiale molto idoneo, molto adatto, essendo fra l'altro una zona a basso rischio sismico, non abbiamo fatto grosse platee per l'appoggio del fabbricato, quindi sono fuori delle fondazioni abbastanza normali, che rientrano nella normalità.
dopo la prima fase che è la progettazione, attraverso uno studio che si fa insieme al costruttore stesso, si cerca di stabilire la qualità del lavoro e il tipo di edificio residenziale che si sta realizzando. È un conto fare, non so, una palazzina di 60 appartamenti, un conto fare una palazzina di 20 appartamenti, per cui dipende molto dall'ubicazione e dalla qualità del lavoro che vuole realizzare il costruttore. In questo caso ci troviamo di fronte a una palazzina dove ci sono molti requisiti tecnici avanzati, come nella scelta dei materiali, anche se non vengono trattati dalla nostra struttura, come la scelta dei materiali termici, di isolamento e abbattimento acustico. E queste scelte fanno sì che inquadrano il fabbricato come un fabbricato importante, dove noi cerchiamo di collocarci nel modo migliore possibile con i nostri materiali. Per cui, una volta che abbiamo capito l'idea che il costruttore vuole realizzare, cerchiamo di consigliarlo nel modo migliore possibile, cerchiamo di mettere i nostri materiali al servizio della sua idea, del suo progetto. Ingegnere, un'impiantistica che va molto incontro alle esigenze dell'utente di oggi, quindi tecnologico poi ormai. Sì, da sempre la casa ha seguito le esigenze dell'uomo. L'uomo di questa epoca ha una forte necessità di utilizzo di tecnologia. Cioè, una volta era impensabile, una volta, ma un recente, già 20 anni fa, era impensabile che c'era la necessità di avere i condizionatori in tutte le stanze, oppure un impianto telefonico in tutte le stanze, oppure l'impianto TV. Cioè, una volta la casa era servita dall'illuminazione base e da un impianto di forza motrice veramente base. Però l'uomo di oggi invece, a prescindere dal livello qualitativo finale della tipologia dell'abitazione, oramai troviamo a qualsiasi livello queste necessità. Quindi il costruttore di oggi si deve adeguare a dare questo tipo di servizio, perché sennò rimane fuori mercato. E poi deve fare sempre attenzione all'ecologia, all'economicità di utilizzo di tutto quello che consuma l'energia di base, quindi gas, acqua, corrente. Quindi è importante anche fare attenzione al risparmio energetico e quindi poi alla fine al risparmio economico, insomma, nel tempo. È fondamentale, perché tra l'altro c'è una normativa specifica che prevede tutto questo, però oramai tendenzialmente tutti noi abbiamo una cultura che si è evoluta e quindi anche l'utente richiede questo. Fortuna vuole che la normativa segue queste necessità. Il costruttore chiaramente cercherà sempre la soluzione migliore per avere un buon rapporto qualità-prezzo. Chiaramente il fornitore dovrà seguire attentamente questa evoluzione dei materiali, perché li deve prontamente proporre, perché risolve molti problemi nella fase di costruzione. Ecco, quindi in questo caso ci troviamo sul piatto tante cose: il rapporto qualità-prezzo, l'attenzione all'impiantistica, il risparmio energetico, il risparmio economico, e adesso stiamo vedendo già dalle immagini c'è questo cantiere. Ma quali sono i tempi di realizzazione per ottenere tutto questo? Ma diciamo, per fare un lavoro fatto, diciamo, con i criteri giusti, ci vuole circa sui 15-16 mesi per fare un lavoro ad opera d'arte. Come quindi viene. Chi dice che ci vuole meno tempo in realtà sta bleffando. Il lavoro non è ben fatto. Ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati sia dalla struttura del cemento armato a tutte le conseguenti lavorazioni, quindi bisogna aspettare che asciughino alcune lavorazioni per farne altre successive. Quindi diciamo che una casa prima dei 18 mesi non dovrebbe mai essere consegnata. Ingegnere, ma come si organizza un cantiere da un punto di vista tecnico? Allora, innanzitutto è fondamentale vedere le aree a disposizione, perché noi abbiamo necessità di far lavorare macchine operatrici, quindi avremo un'area specifica. E poi dobbiamo vedere quello che ci resta per lo stoccaggio dei materiali da utilizzare. Quindi, siccome gli spazi normalmente sono sempre piccoli, bisogna per forza instaurare una sinergia con i fornitori, e quindi richiede una pianificazione dei consegni materiali, quindi ci deve essere un colloquio molto intimo tra chi ha bisogno dei materiali e chi li fornisce.
Quindi un buon fornitore sicuramente è un valore aggiunto all'organizzazione di cantiere. Ecco, ma il fornitore, se vogliamo fare una domanda insomma che sia più semplice possibile, come fa amicizia con l'imprenditore? Come si riesce a creare questo connubio e quindi poi a procedere con i lavori? Molte volte sono le situazioni più semplici che portano a creare una sinergia o un rapporto di collaborazione con il costruttore, con l'imprenditore edile. Nel nostro caso è stata una passione che ci ha accomunato. Io ho conosciuto il signor Antonelli per una passione che ha tuttora sul ciclismo, e ho accomunato, io sono andato appresso a lui per cercare di conoscerlo in modo più approfondito. Diciamo che sono andato appresso a lui quasi per interesse, per cercare di entrare più nelle sue grazie, e poco dopo invece mi sono accorto sempre di più che avevo anch'io questa passione dentro di me, e è nata un po' un'amicizia che ci ha accomunato. Quindi un rapporto che è nato in bicicletta. È nato in bicicletta e è continuato in bicicletta, e questo ci permette di... Quello che volevo sottolineare è importante la conoscenza e l'amicizia professionale che si instaura tra cliente e fornitore per cercare di migliorare i servizi, perché molte volte noi dalla nostra parte non riusciamo a capire quali sono effettivamente le loro esigenze, le scopriamo soltanto quando entriamo nel loro intimo, nel loro personale, soltanto in quei momenti riusciamo a capire effettivamente di che cosa hanno bisogno. Fino a qualche anno fa noi eravamo abituati a servire i costruttori soltanto nella quantità di materiale da consegnare. Oggi ci dobbiamo differenziare nella qualità, e ci chiedono molte volte di seguire gli acquirenti dei loro appartamenti per personalizzare ogni singolo appartamento. E mentre fino a qualche anno fa le costruzioni si consegnavano chiavi in mano, cioè il costruttore decideva in tutto e per tutto le tipologie dei materiali da inserire, oggi anche loro, per dare un servizio in più, cercano di dare o a chi si merita o alle persone che ne hanno la necessità di personalizzare il loro appartamento. E questo richiede da parte nostra l'utilizzo di mini showroom per poter far vedere i prodotti scelti dal costruttore, consigliare i clienti in eventuali altre scelte, per cui si crea un rapporto completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Senza il quale non si otterrebbero gli stessi risultati. Non si otterrebbero gli stessi risultati, esatto. È molto più faticoso da un punto di vista proprio professionale e anche personale, perché io da quando conosco lui ho dovuto perdere 18 kg per andare in bicicletta. Però... Quindi continuate ad andare in bicicletta insieme, sì, e pedalando fate affari. È un po' diciamo, così, insomma. Diciamo di sì. Certo, naturalmente non vogliamo che tutti quanti debbano diventare dei ciclisti per ottenere questo risultato, però è un buon esempio di come di si come fa, insomma, anche di come si lavora. Stringe una vera sinergia, esatto. Continueremo a parlare di questo e anche di molto altro ancora, ma lo faremo subito dopo aver percorso insieme un giro nella capitale insieme all'architetto Maria Clara Ghia. Nel 1995 il sindaco di Roma Francesco Rutelli affida a Richard Meyer, l'architetto americano, il notissimo architetto americano, l'incarico di realizzare un nuovo museo per la Rapacis. Il fattore di interesse, così come la maggiore complicazione nel progetto, è il luogo in cui l'architetto deve intervenire. Ci troviamo infatti a Piazza Augusto Imperatore, la piazza tra Via del Corso e il Lungotevere, al centro della quale è il mausoleo di Augusto, e l'architetto si deve anche confrontare con tre chiese di epoca rinascimentale e barocca, cioè San Rocco, San Girolamo dei Croati e l'abside di San Carlo al Corso, che si vede dalla piazza. Nel 1934, il 22 ottobre, è Mussolini stesso che inizia a demolire le case intorno al mausoleo di Augusto per realizzare questa piazza ad U sul Tevere, e affida i lavori a Vittorio Baglio Morpurgo, autore anche della teca che aveva contenuto la ricostruzione della Rapacis fino al nuovo incarico di Francesco Rutelli.
Richard Meier si trova così a confrontarsi con un contesto particolare e decide di realizzare questo nuovo museo quasi come quarto fronte della piazza di epoca fascista. Quindi chiude il fronte sul Lungotevere e inizia con questa imposizione forte, con questa scala, con questo fuori scala secondo molti, inizia la serie di polemiche intorno a questa realizzazione. Gli elementi su cui vertono le polemiche sono soprattutto il muro in travertino che copre la metà delle facciate, taglia a metà le facciate di San Rocco e di San Girolamo e il fronte su via di Ripetta, quindi alla fine di una delle tre strade del Tridente da Piazza del Popolo, che viene chiuso con questo muro di intonaco bianco. Il bianco è un colore sicuramente forte per il contesto romano non abituato a un gioco di luce così evidente. Se ci sono state molte polemiche, nonostante tutto i romani e i turisti sono accorsi in massa a vedere il nuovo museo e anche a visitare la nuova mostra di Valentino che è stata realizzata nel museo fino a poco tempo fa. Questa successione di immagini, i turisti che fanno il bagno nella fontana di fronte al museo, i vestiti di Valentino all'interno dell'edificio, l'allestimento della mostra, l'architettura contemporanea a confronto con la storia di Roma, questa successione così forte e d'impatto ha una forza estetica particolare e sicuramente la sovrapposizione di diverse forme d'arte è un fenomeno determinante dell'estetica contemporanea, anzi forse potremmo dire il fenomeno per eccellenza del contemporaneo. Di nuovo in studio con Work in Progress, siamo partiti da un terreno e adesso stiamo costruendo addirittura una casa. E abbiamo qui con noi un imprenditore edile che però ci deve assolutamente svelare che cosa c'è dietro il prodotto finito, cosa c'è all'interno di questa casa, tutto quello che noi non vediamo. Beh, una bella domanda, perché l'importanza di una casa e la qualità di una casa sta proprio in quelle cose che noi non vediamo, perché una delle cose che a noi costruttori, che almeno lavoriamo in un certo modo, ci degrada un attimino è quando viene il cliente e ci chiede quanto costa e quanti metri sono. Ma non è questa la domanda che noi ci aspettiamo dai clienti, perché dietro una casa c'è molto lavoro, quindi la domanda che ci piacerebbe è quella: come è fatta questa casa? Perché partendo dall'esterno, quindi da quello che vediamo come tamponatura esterna, come abbiamo visto sulle nostre riprese, dal mattone di cortina all'isolamento acustico, termico, che è dietro la parte esterna del fabbricato, alla tamponatura interna, agli isolamenti acustici che vengono fatti sia sui divisori tra un appartamento e l'altro e sia sotto il pavimento, in quanto tutti conosciamo i disagi che si trovano dentro case dove si sente di tutto e di più tra un appartamento e l'altro. Ecco, oggi ci sono molti materiali appunto che servono a coibentare e a cercare almeno di eliminare questi rumori, iniziando da strati in gomma che vengono realizzate sotto le pavimentazioni, massetti autolivellanti alleggeriti e così altri prodotti. Per quanto riguarda invece le pareti, sempre per insonorizzare, vengono usati dei pannelli in fibra di legno di dimensioni opportune, proprio per non trasmettere la rumorosità da un appartamento all'altro. C'è anche questa peculiarità, stavamo dicendo, dell'anticalpestio, che è una cosa che insomma sì, tutti sanno, ma che è un problema un po' condominiale. Tutti quanti dicono c'è quello del piano di sopra che cammina con i tacchi e fa rumore tutto il giorno. Invece oggi? Con questi materiali diciamo che viene abbattuto di molto, quasi non si sente se il lavoro è fatto in un certo modo e viene montato correttamente soprattutto, perché a volte ecco, i materiali
ci sono, ma poi non si sanno montare. E questa è una cosa molto importante, per questo ci serve una guida della ditta, dei fornitori che ci forniscono questi materiali, cioè che ci insegnino anche ad usarli poi. Ecco, quindi i fornitori spesso insegnano anche. No, più che insegnano, cercano di dare dei suggerimenti. E oggi nel nostro settore, nel nostro campo, ad esempio, nell'utilizzo della posa in opera delle pavimentazioni, si cerca di dare dei suggerimenti soprattutto per i collanti che vengono utilizzati. Fino a qualche anno fa i collanti utilizzati erano, ce n'era soltanto una tipologia. Oggi, a seconda del materiale che dobbiamo posare, abbiamo un collante specifico. E adesso vogliamo darvi un consiglio, lo diamo a tutti i professionisti in ascolto, naturalmente anche a tutti gli utenti che ci stanno ascoltando. L'architetto Aldo Olivo, consigliere nazionale della Federarchitetti, ci parlerà degli sgravi fiscali per la ristrutturazione. La finanziaria del 2007 ha introdotto degli sgravi fiscali che possono arrivare fino al 55% per quello che riguarda gli interventi di ristrutturazione sugli immobili legati al risparmio energetico. Quindi questo è un aspetto estremamente importante che tutti i cittadini devono in qualche maniera conoscere e su cui devono riflettere. Ma c'è un aspetto anche più importante che riguarda i cittadini ma anche i professionisti, perché per la prima volta tra le voci che possono essere detratte, oltre ai normali lavori che sono quindi da quelli di ristrutturazione interna degli immobili, mettendo per esempio dei pannelli che consentono di abbattere la dispersione termica degli edifici, alla sostituzione degli infissi, a degli interventi più importanti sugli impianti, per cui vada a sostituire una determinata caldaia con un altro tipo, o addirittura arrivo a utilizzare fonti rinnovabili. Insomma, oggi tutti quanti, no, conosciamo i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari, tutta una serie di energie alternative, fonti di energie alternative che in qualche maniera consentirebbero di migliorare l'ambiente, risparmiare, avere tutta una serie di ulteriori agevolazioni. Ma si possono anche detrarre i costi dei professionisti. E questo è estremamente importante perché in qualche maniera è un'opportunità di lavoro per i professionisti, è evidente questo. Insomma, questo significa poter mettere mano a tutta una serie di interventi che è necessario fare. Nell'ottica più generale, che è quella del miglioramento delle condizioni ambientali a cui tutti quanti oggi aspiriamo e che tutti quanti consideriamo prioritarie, consideriamo importanti. Per cui la questione dell'ambiente, che in qualche maniera assume quindi un ruolo determinante, può essere affrontato anche da questo punto di vista. Quindi, avendo delle nuove opportunità di lavoro, si dà comunque una mano al miglioramento del clima, al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle nostre città. Anche perché poi rendere impianti più efficienti, rendere gli edifici meglio gestiti, ripeto, non è un vantaggio meramente individuale, non è un vantaggio legato alla persona, ma ha una ricaduta sul contesto, sulla società in cui viviamo. Se in tutto questo i professionisti riescono a dare il loro contributo, riescono ad avere anche opportunità di lavoro, ma perché no? Allora questo è un aspetto estremamente importante che va a compensare tutta un'altra serie di aspetti, se vogliamo, minoritari rispetto a queste riflessioni, a questi lavori e a queste realtà, che sono in qualche maniera un passaggio definitivo rispetto a quello che è una riflessione vera sul paesaggio e sull'ambiente urbano, perché poi la questione sostanziale è poter modificare le città e renderle sempre più adatte al rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Parlavamo di impianti, qui vediamo anche dalle immagini che c'è un impianto per il condizionamento anche che è stato previsto in questo cantiere. Nell'impiantistica l'evoluzione dei materiali spesso è per innovazione tecnologica, vengono cambiate le volte anche per necessità. Per esempio adesso gli impianti idraulici sono stati, almeno nel cantiere che abbiamo visto poco fa, sono stati realizzati con delle tubature in cosiddetto multistrato.
Quindi non è un danno il fatto di non avere sufficienti approvvigionamenti di materie prime e quindi di doversi un po', diciamo così, avvalere di materiale alternativo? Sì, nei limiti del possibile. Ci sono alcuni impianti dove ancora il rame è un elemento indispensabile, per esempio nel condizionamento. Mentre, come diceva prima l'amico Funari, per quanto riguarda gli impianti, soprattutto di carico e scarico, per cui adduzione, carico e scarico delle tubazioni, possiamo utilizzare degli elementi volgarmente detti in plastica. Ci sono dei materiali in PVC, materiali che sono particolarmente adatti a questo utilizzo. Nel caso del cantiere di Antonelli, si è visto prima un particolare di un tubo di scarico che è stato realizzato in un prodotto della Valsirre, si chiama Silere. Noi è un materiale che utilizziamo prevalentemente come forniture per gli alberghi, perché è un materiale che viene utilizzato per le colonne di scarico, silenzioso, per cui coinventato, e viene utilizzato appunto negli alberghi dove abbiamo la necessità di abbattere il rumore dello scarico dell'acqua. Non in tutti i cantieri si riesce a trovare questo tipo di tubazione, che ha un costo notevolmente più alto rispetto a un tubo normale, e non c'è nessuna normativa che obbliga il costruttore a utilizzare questo tipo di prodotto, per cui la scelta di questo tipo di materiale, per questa scelta dobbiamo ringraziare il costruttore, che forse da un punto di vista economico, utilizzando questo prodotto, avrà degli svantaggi, però sicuramente nel tempo avrà dei ringraziamenti da parte dei clienti che avranno acquistato i suoi appartamenti, e nel futuro i clienti stessi si ricorderanno di tutte le migliorie e di tutto quello che lui ha inserito nella costruzione, che non era necessario volendo inserire, non era obbligato ad inserire. Ecco. Quindi è un in più fatto per i suoi clienti, che ci si augura, insomma, che si possa fare sempre più spesso. Lui molto modestamente ha parlato di normative tecniche e di leggi o dei parametri su cui un costruttore si deve attenere, ma nel caso suo specifico, nel caso di tanti altri piccoli medi costruttori, oggi questo diventa un elemento importante, un elemento di qualità che li differenzia rispetto ad altri fabbricati. Per cui anche loro hanno cresciuto di molto la qualità del prodotto che producono, che realizzano, e questo a vantaggio dell'utente finale. Se noi facciamo un excursus delle abitazioni degli anni 70, di quei grandi palazzoni che vedevamo, dove nascevano dei quartieri dal giorno alla notte, rispetto a oggi alle costruzioni che vengono realizzate, vediamo che la qualità del prodotto che viene offerto sul mercato è notevolmente superiore. E questo ci rende molto orgogliosi noi fornitori di materiali, perché in questo modo possiamo liberamente esprimere tutte le nostre potenzialità. Non abbiamo più un cantiere realizzato soltanto con materiali poveri, dove bastava soltanto creare una scatola appartamento dove una famiglia potesse andare a abitare. Oggi anche il costruttore ha l'esigenza di creare un ambiente particolarmente sano, particolarmente adatto alle esigenze di ogni singola persona. Insomma. Quindi cerchiamo di creare ambienti sani, guardiamo al futuro e facciamolo anche con la rubrica che anche questa settimana cura per noi l'architetto Claudio Presta, che in copertina ci parla dell'architettura dei sensi. Salve, il libro che vi presento oggi è L'architettura dei sensi, di Daniela Martellotti per Mancosu Editore. È un libro interessante, soprattutto si adatta al nostro argomento, che è lo spazio che si vive, in cui si soggiorna della casa, il living. In sostanza noi disponiamo nel soggiorno gli oggetti, gli arredi, nella maniera che più si confà alla nostra esperienza sensoriale, alla nostra memoria, e qui entrano in ballo gli altri sensi, non solo la vista. Paul Frank diceva che chi non riesce a combinare organicamente i dati ottici con quelli tattici non è in grado di gestire l'architettura, e si fermava soltanto al rapporto tattico. Invece scopriamo con questa pubblicazione, forse una cosa che non ci è nuova ma che messa così in letteratura ci apre molti orizzonti, che non sono solo il tatto e la vista a intervenire in queste sensazioni, ma anche l'odorato, anche la dimensione della velocità,
alcune sensazioni che noi vogliamo trasmettere con i materiali. Ad esempio, un materiale morbido ci invita a sostare, un materiale duro ci invita alla velocità, a muoverci. E quindi in architettura intervengono questi materiali che sono anche sempre più nuovi e sempre più esprimono delle sensazioni, possono dare una sensazione di sforzo, un senso di vertigine a seconda di come vengono utilizzati. E quindi ognuno di noi, o anche gli architetti che progettano questi spazi, hanno bene in mente alcuni di questi riferimenti. Non so, il profumo, per esempio, l'odore di un luogo è, come dice l'autrice, uno dei sensi che più permangono di un luogo. Ad esempio, dell'infanzia possiamo non ricordare delle immagini, ma probabilmente ci ricordiamo con esattezza il profumo. Suskind, nel suo libro Il profumo, dice che in sostanza possiamo chiudere gli occhi per ribellarci al dato visivo, tapparci le orecchie per non sentire. Possiamo anche non toccare nulla, ma se vogliamo vivere e respirare abbiamo assolutamente bisogno di sentire l'odore. Non possiamo rinunciare all'odore delle cose. E quindi in questo caso noi possiamo pensare all'odore che trasmette il legno o la pelle, o la sensazione anche algida che possono dare alcuni materiali più levigati, più lisci, che però trasmettono quella sensazione di movimento e di energia cinetica che invece è necessaria per vivere uno spazio dinamico. Queste sono tutte le caratteristiche che poi coinvolgono non solo otticamente, ma anche coinvolgendo sensazioni più forse recondite, ma comunque che ci danno una sensazione di conoscere, di penetrare in uno spazio, perché come al solito quando noi entriamo in uno spazio veniamo assaliti da alcune sensazioni, per cui anche lo spazio che entra dentro di noi. In studio con Work in Progress, dopo aver costruito una casa su un terreno, siamo arrivati a chiederci: ma un privato, quando vuole personalizzare, di che cosa ha bisogno? Beh, questa è una delle opportunità che noi diamo ai nostri clienti in fase di esecuzione di questa casa. E diciamo, capita spesso che alcuni di questi ci chiedono delle varianti, vogliono personalizzare appunto pavimenti, rivestimenti. E poi verso di noi ci dicono come deve essere montata questa cosa, quindi è una collaborazione assolutamente stretta. Ecco, la vogliamo spiegare meglio un po' nel dettaglio, visto che abbiamo qui una rappresentanza di un fornitore. Esatto, diceva bene Antonelli prima, deve esserci una grossa trasmissione di dati tra noi che proponiamo le varie migliorie al cliente finale, all'utilizzatore finale, all'acquirente e il costruttore. Mentre parlando di una ristrutturazione abbiamo anche la possibilità di prendere dei tempi di realizzazione e consegna di materiali abbastanza lunghi. Nel caso di una costruzione, come diceva Antonelli, lui ha dal sondaggio geologico alla consegna dell'appartamento passano 18 mesi. Mentre quello che riguarda il nostro settore è prettamente limitato a circa 2 o 3 mesi, cioè noi dobbiamo fare il nostro lavoro in un tempo brevissimo, in un lasso brevissimo. Come mai? Perché la scelta dei materiali dell'utente finale arriva nel momento in cui già sono state fatte le tramezzature, già sono stati fatti una parte degli impianti, già è stato fatto l'intonaco, arrivano già quando la casa è già stata realizzato il tetto. Per cui già siamo in stato avanzato del cantiere e quindi abbiamo dei tempi strettissimi per poter realizzare l'appartamento dei sogni del cliente. Questo delle volte strida un pochino con le che sono le esigenze del costruttore, perché lui ha bisogno di materiali in tempi brevissimi, con consegne immediate, con realizzazione nel più breve tempo possibile, perché una cosa che deve pensare l'acquirente finale è che il costruttore non può realizzare un bagno per volta, ma deve realizzare e rivestire sia i pavimenti che i rivestimenti in un certo tempo, in un certo modo. Penso, di solito si parte dal piano in alto. C'è una certa tempistica, esatto, c'è un programma di lavorazione
che va svolto in un certo modo, non si può saltare un appartamento per poi farne un altro per poi tornarci, insomma avremmo dei costi esorbitanti in certo, quel modo. Bisogna quindi concentrarsi su uno, portarlo a termine e poi passare al prossimo. Sì, noi lavoriamo a piani, diciamo, quindi chiudendo un piano a volta. E ogni volta noi riceviamo i clienti che hanno acquistato gli appartamenti nella nostra azienda, creiamo dei corner dove facciamo vedere i materiali scelti dal costruttore, per cui il cliente si può rendere benissimo conto di ciò che e con quali materiali verrà realizzato il proprio appartamento. E poi se non sono di suo gradimento perché non le ritiene di suo gusto, può liberamente scegliere delle migliorie che pagherà direttamente o a noi o al costruttore e può fare la casa dei propri sogni. E questo poi, tutte queste informazioni noi le dobbiamo trasmettere al costruttore, per cui lavoriamo in tempi brevissimi, in spazi molto, molto, molto veloci, molto rapidi. Ingegnere, quindi una sinergia della quale non si può fare a meno in tempi di lavorazione così brevi? Tutti noi quando scegliamo una macchina vogliamo l'accessorio in un certo modo, quando cerchiamo l'abbigliamento cerchiamo di personalizzarlo e così via. La casa è un luogo dove noi ci passiamo tantissimo tempo, dove vogliamo stare in un modo più accogliente possibile, quindi la scelta dei materiali, dei volumi, dei colori o delle soluzioni tecniche devono necessariamente seguire l'esigenza dell'acquirente. Quindi, secondo il mio punto di vista, non è più un sintomo di debolezza del costruttore che si piega al volere dell'acquirente nel prestarsi a fare questo. Secondo me è una grande crescita invece in questo senso, il rispetto dell'utente finale. Ma c'è questa ricerca di personalizzazione? L'ha vista spesso nel suo lavoro? Poche sono le modifiche che ci fanno fare, cioè piace quello che noi montiamo di serie, però ecco, capita poi la persona particolare che ha bisogno di personalizzare la propria casa in modo diverso da quello che noi come standard diamo. E quindi diciamo che capita, anche se per noi è comunque un servizio che diamo, ma è un po' una rogna, come si dice, per seguire tutte le lavorazioni, tutti i particolari delle lavorazioni che chiedono, perché loro non si rendono conto alcune volte della difficoltà di fare quei tipi di lavoro. Chiaramente ci saranno delle varianti anche sul discorso prezzo poi. Bene, adesso andiamo avanti con la rubrica Lo sapevate che? Questa settimana parliamo di fotovoltaico con Alfio Fiori. Lo sapevate che per un impianto fotovoltaico c'è bisogno di un certo numero di apparecchiature? Quali? Le andiamo ad elencare. La parte più importante è fatta sicuramente dalla cella di silicio. Silicio, il semiconduttore più usato per le celle fotovoltaiche. Un insieme di celle forma un modulo, un insieme di moduli forma un impianto. Le celle di silicio praticamente generano con l'energia solare una corrente continua. Questa corrente continua viene trasferita a mezzo di cavi idonei di una certa qualità verso un inverter. L'inverter è un'apparecchiatura che converte la corrente continua in corrente alternata per essere poi utilizzata direttamente sull'utenza. Dall'inverter per andare sull'utenza passa attraverso un quadro di parallelo. Questo quadro di parallelo è un insieme di apparecchiature che serve ad avere energia elettrica sia dal lato ente erogatore, l'Enel o l'Acea o chi per loro, e dall'altra dall'impianto fotovoltaico. Chiaramente queste apparecchiature vanno a modulare l'energia immessa e quindi a utilizzare, a seconda se è prevalente l'energia creata dall'impianto fotovoltaico rispetto alla rete, l'immissione in rete per l'utenza. Cosa significa? Significa che se di giorno io ho la produzione di energia elettrica da parte di un impianto fotovoltaico, la priorità è data all'impianto fotovoltaico. Di notte, quando sicuramente il mio impianto fotovoltaico avrà zero produzione di energia, darà priorità all'ente erogatore. Tutto questo viene regolamentato con delle norme, quindi dei riferimenti ben precisi. Pertanto è molto importante affidarsi a dei professionisti per fare le installazioni di questi impianti, anche perché legati agli impianti poi ci sono degli incentivi previsti dallo Stato che vengono sicuramente riconosciuti solo a chi
realizza gli impianti secondo determinate normative. Ringraziamo Alfio Fiori per questo consiglio sul fotovoltaico e a questo punto io direi, dopo aver affrontato tutto questo discorso, abbiamo praticamente costruito una casa qui in studio, e che consiglio vogliamo dare all'utente finale che ci sta ascoltando? Ecco, questa è una frase che spesso noi la sentiamo in quelle trasmissioni che fanno dopo che sono successi dei scandali, dopo che cooperative che non esistono, a conti dati, a imprese fantasmi, fantasma eccetera. La prima cosa, bisogna vedere chi c'è dietro, perché le società hanno un nome, può essere un nome qualsiasi, ma bisogna comunque vedere chi c'è dietro queste società, vedere la persona che segue le cose, quanti anni sono che fanno questo lavoro, quindi vedere l'esperienza di queste persone, anche perché in questi ultimi tempi abbiamo visto che si sono improvvisate centinaia di persone a fare questo tipo di lavoro. Cioè, noi vediamo costruzioni dove dietro ci sono farmacisti, dove ci sono macellai, dove ci sono dentisti, cioè, perché ormai tutti i costruttori sono diventati in questo periodo, perché ormai è diventato tutto standard, si dà tutto in appalto. Ma come si può seguire un lavoro? Cioè, dando tutto in appalto è scontato che l'appaltatore lavora a metro quadrato, lavora, è pagato per quello che sviluppa, e quindi non è che l'appaltatore riesce a fare quelle lavorazioni con attenzione, cerca solo di fare più lavoro possibile, e se non c'è chi controlla dietro, come si può avere una qualità anche nel selezionare i materiali che vengono usati, quello che diciamo prima su tutti i tipi di isolanti, tutte queste cose qui. D'altra parte non si vedono queste cose, quindi la persona che poi ha comprato casa vedrà i difetti di questa casa solo nel tempo, solo perché nel in realtà tempo, vede solo il prodotto finito e non sa quello che c'è dietro. Quindi ci vuole una garanzia di un'impresa seria. Questa è una cosa importante che l'acquirente deve stare attento, cioè vedere la serietà dell'impresa e di chi c'è dietro soprattutto. Allora, se lei dovesse dare un consiglio, voglio proprio andare a fondo a questa cosa, come si fa a scoprire se questa impresa è seria oppure no? Secondo lei che ricerca bisogna fare? Ci sono delle informazioni, già vedere l'impresa, se è un'impresa nuova, nata per questa operazione, anche perché dopo che chiudono queste società, ma le lamentele a chi vanno? Cioè, queste persone si ritrovano con questo manufatto, con avvocati e tecnici che si rincorrono. Quindi in questo caso, con una buona ricerca, si può anche scoprire insomma chi sul certamente mercato è più serio di altri. Certamente. E magari ci si può fare insieme un giro in bicicletta per scoprire se è la persona giusta che fa il caso nostro. Sicuramente. Si possono parlare di queste e di altre cose. Una cosa che ha omesso un attimo il signor Antonelli è che loro, mi sembra che per ogni appartamento, per ogni abitazione che consegnate, rilasciate una documentazione, un book su lui è un po' modesto, non racconta mai tutto quello quando che fa. L'ha scoperto andando in bicicletta. No, lui è modesto nelle costruzioni e si vanta sempre di andare forte in bicicletta, invece dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe fare il contrario, sì. Quindi che cosa rilasciate? Noi quando consegniamo l'appartamento a tutti gli acquirenti rilasciamo delle foto o un dischetto con le varie fasi lavorative inerenti all'appartamento che hanno acquistato, quindi potranno lì vedere impianti, isolamenti, tutte le cose che sono state adottate per quella singola casa. È come un proprio curriculum. È un curriculum dell'abitazione che hanno comprato. È importante anche per mettere un quadro, perché uno tante volte deve mettere il famoso Fantozzi che mette un quadro e prende un tubo, ecco, una costruzione del genere. Cerchiamo di evitare questa. Esatto. Perché in questo modo abbiamo uno specchietto più chiaro anche di dove si trovano i tubi. Insomma, all'interno di pareti che poi. Però nel caso una persona dovrà fare un lavoro, un intervento, spostare un tramezzo, fare spostare una camera da un utilizzo a un altro. Sapendo dove passano le tubazioni, dove passa l'impianto elettrico, ha possibilità di farlo senza creare nessun tipo di danno. E poi, insomma, è sempre penso sempre sia importante capire ciò che uno ha acquistato, cioè non soltanto quello che uno vede, ma quello che uno ha sotto. Cioè, parlavamo prima, Funari parlava di macchine, no? È bello sapere che ci sono un certo tipo di accessori, ma sarebbe ogni tanto giusto aprire il cofano e capire che motore abbiamo acquistato nella nostra macchina. Comunque resta sicuramente pregevole da parte di una società che costruisce un'abitazione lasciare proprio la documentazione
di tutto quello che di meglio ha, ha messo in gioco. Cioè, se ha da vantare delle migliorie da un punto di vista acustico, penso che non c'è nessun problema da parte del costruttore fornire una scheda tecnica all'utente finale, come una planimetria impiantistica dell'impianto elettrico oppure dell'impianto idraulico e così via. Credo che oramai la documentazione siamo tutti in grado di poterla recepire, quindi non ci facciamo solo incantare dai colori, dalle cose che vediamo esternamente. Secondo me bisogna dare importanza anche a quello che diceva Antonelli, che non si vede. Quella è la base dell'abitazione, quello che ci resta nel tempo. Quindi la sostanza, l'essenza delle cose, esatto. Quello che c'è dietro, esatto. L'apparenza. Come esatto. In tutto. Il consiglio che mi sento da dare agli eventuali acquirenti è, come diceva Antonelli, è quello di vedere di chi c'è dietro e di come viene sviluppato un certo tipo di lavoro. Un consiglio che posso dare anche a eventuali costruttori medi, piccoli e eventualmente grandi è di affidarsi a strutture eventualmente come la nostra, che possono dare dei suggerimenti o cercare di seguire la scelta dei materiali e seguire la crescita del cantiere nel modo migliore possibile, fin dove è realizzabile. Insomma, noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di accontentare sia l'utente finale che il costruttore affinché la famosa casa che abbiamo costruito sia all'altezza delle aspettative dell'utente finale. Quindi se volete realizzare la casa dei vostri sogni dovete affidarvi a persone serie e potete scoprirlo anche attraverso il loro curriculum, perché ora abbiamo scoperto che se ne fanno, insomma, magari non tutti, ma qualcuno li fa e qualcuno è anche in studio da noi a farli questi curriculum. Beh, io ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuti in questa puntata e naturalmente do a tutti quanti voi appuntamento per la prossima settimana sempre con Work in Progress. Non mancate, arrivederci. Programma offerto da Ceramiche Appia Nuova.